Benvenuti nel mercato francese più fake del mondo. Hola, questo è uno di quei video per parlarvi delle contraddizioni che si possono trovare all'interno di un paese. In particolare adesso mi trovo in Cambogia e come potete vedere questa è una classicissima strada che si può trovare in qualsiasi parte del mondo. Ma se ci giriamo un attimo è tutto un altro mondo, tutto disastrato, distrutto, spazzatura ovunque, semplicemente la Cambogia. Ogni metro che fate passate da una strada figa a una strada blu, e quello di cui voglio parlarvi oggi sono i mercati. Allora, questo possiamo considerarlo il mercato popolare della città, dove è letteralmente una baracca e le condizioni igieniche sono veramente al limite. Infatti entrando sporcizia ovunque, il soffitto che è fatto letteralmente da pezzi di plastica messi insieme. Il colore originale del pavimento dovrebbe essere un rosso accesissimo, invece è nero. E appena usciamo un attimo fuori c'è il classico macellaio con la carne fuori fronte strada a marcire, anche perché adesso sono le 5 di pomeriggio, ma questa carne è stata lì per tutto il giorno. Adesso se ci sono 33 gradi di mattina sfioriamo i 40. Però appunto la cosa pazzesca di questo paese, un po' come le strade dove si passa dalla strada fatta bene alla strada disastrata, si passa da un mercato così a questo. Benvenuti a Phset Mai. Quello che una volta era una palude, oggi è il Central Market di Phnom Penh, nonché il mercato francese più fake del mondo, il Central Market di Phnom Penh, realizzato in stile déco dai francesi negli anni 30 durante la colonia francese. Qui c'è una bella targa che rappresenta tutto ciò. È un posto dove si può trovare di tutto, ma veramente di tutto, ed è enorme, ma talmente grande che quando è stato realizzato nel 1935 era considerato il mercato più grande dell'Asia. Questo bisogna capirlo perché i francesi se la tirano sempre. Però la cosa che mi ha stupito è il fatto che veramente è grandissimo, ma poi è pulitissimo, a differenza di tantissimi altri mercati in Cambogia che sono veramente al limite della decenza. In realtà profondano molto più in basso. Questo invece non solo organizzato da Dio, ma poi super pulito, ed è bella questa cosa. Appena siamo usciti dalle borse ci ritroviamo nel reparto della frutta. Frutta ovunque, poi pesce, che ricordo freschissimo, anche perché qui non c'hanno aree di refrigerazione. E questo è il mercato del pesce, dove c'è letteralmente di tutto. Quelli che non avevo mai visto vivi erano questi robi qua. Quella è la strada e questo è il pesce che conservano sotto il ghiaccio, che poi man mano durante la giornata aggiungono. È l'unico modo che hanno per conservare le cose, non c'hanno i freezer. Questo posto è talmente organizzato bene che pure nel reparto di pescheria paradossalmente non si sente odore di pesce, cioè minimo, vuol dire che è molto pulita come zona. Poi qui ci ritroviamo nella zona ristorazione, possiamo trovare tarantole, cavallette. Prima di venire in Asia mi sono detto ne provo una, ma almeno una cavalletta la provo. Poi le ho viste e ho cambiato idea. Qui invece abbiamo fritture di tutti i tipi, piedini di tutti i tipi, succo di canna. E avanti così all'infinito. Qua sono tutte le varie vaschette di cibo, preparazione di noodles. E qui è top perché fanno i calamari sulla piastra. Altra frutta. Qui abbiamo invece il reparto delle sigarette. Qualsiasi sigaretta voi vogliate c'è. E da qui, un attimo. Poi ci sono tutti i vestiti. La cosa incredibile di questo posto è che in realtà dove è posizionato prima c'era una palude. Infatti durante l'influenza francese in realtà la città si è rimodernizzata tantissimo e la popolazione è cresciuta a livelli molto esponenziali. Questo mercato qui nasce proprio con l'esigenza di creare un luogo di aggregazione per il commercio relativamente al fatto che la città stava diventando veramente molto grande. Cioè, se ci pensate, qui adesso ci dovrebbe essere una palude, invece c'è un mercato, quello che all'epoca era il mercato più grande dell'Asia. Adesso ci facciamo tutto il giro del perimetro intorno al mercato. Altri vestiti, altre cose, però c'è un reparto molto interessante che volevo mostrarvi. Siamo quasi arrivati. Si passa dai vestiti ai fiori e qui c'è un odore proprio di fresco, di erba, proprio il classico odore che sentite quando entrate in un fioraio di quelli top. Sono tutte le signore che realizzano questi ornamenti con
tutte le varie tipologie di fiori. Sono tanti fiorai messi insieme per le cerimonie, per gli eventi, tutto così. Un posto bellissimo. Hanno realizzato anche il parcheggio per i motorini. Tutto quello che potete desiderare è qui. E nel primo mercato che vi ho mostrato, quello lì di qualche video fa, era molto più piccolo, di una cittadina molto più piccola. Non era organizzato così bene, era semplicemente diviso in aree. Invece questo è veramente tutto un altro livello. Poi, come potevano mancare le istruzioni per entrare qua dentro? No bandana, non so che cosa, non bombe a mano, non pistole, non coltelli, non Kalashnikov, non cani, non motorini. Vabbè, direi che per il momento siamo a posto. Allora, una volta che ci siamo fatti il giro del perimetro esterno, ci facciamo il giro del perimetro interno, ed è sta roba qui. Scarpe ovunque, quindi se fuori c'è una fragranza di... ci sono tutti gli odori legati alla cucina e ai fiori eccetera, qui invece c'è un odore di gomma abbastanza importante, però devo dire non eccessivo. Ho trovato l'oro, sono le scarpe, e c'ho un grande problema, che le mie scarpe si bucano sempre qua con le da corsa, quindi magari se gliele do me le possono riparare. Ok, le scarpe da 130 euro si bucano sempre. Niente, sono una cosa insopportabile. Infatti stavo cercando un posto così da quando sono arrivato in Asia. L'ho trovato adesso, nel mercato. Stavo facendo un lavoro incredibile. Poi questa deve essere una famiglia, dove c'è il padre e il figlio che lo aiuta a cucire le scarpe. Noi molto spesso siamo abituati a buttare le cose, quando qui invece si riparano. Guarda qua che lavoretto che mi ha fatto. Proviamole. Perfetto. Vabbè, adesso bisogna vedere se non si riaprono di nuovo. Che figata, sono contentissimo. 40 centesimi, scarpe riparate. Che bello, sono contentissimo. Normalmente a Napoli ho provato ad andare da altri calzolai e cose così. Tutti quanti mi hanno detto, no, non si possono riparare perché... stoffa, noi facciamo solo pelle, affanculo. Due secondi, aggiustato. Cioè ci ha messo niente, so quante scarpe bucate che ho buttato. Venivo qui, risparmiamo. E poi è un attimo, cambia e ci sono le parrucchiere. Devo dire la verità, le dinamiche di questo posto sono le stesse del mercato che ho messo qualche episodio fa. Però con la differenza che è tutto molto più pulito, tutto molto più organizzato, è tutto molto più. E poi finalmente si entra dentro. C'è questa cupola alta 26 metri. Qui ci sono tutte le cose più originali del mondo a prezzi super scontatissimi. Ci sono gioielli, occhiali, signore che si provano cose, orologi di tutti i tipi. Addirittura vendono anche Rolex, tutta roba originale. Altri orologi. Ah, qui abbiamo anche degli originalissimi Prada. Guarda qua, guarda. Vedete? Qui pure un Patè Philippe. How much? Vediamo un po'. $30. Lo vorrei quasi prendere. Non ho mai visto un Patè Philippe a $32. Conviene. Poi me lo posso rivendere in Europa a... a quanto? Non so, quali sono i prezzi di orologi, però tipo 100.000 euro, una cosa del genere, potrebbe essere un buon investimento. Ah, poi come in ogni mercato che si rispetti, sono anche loro che fanno i gioielli, fanno i microscopi, le varie cose, vabbè. Adesso sono anche quasi le 5 di pomeriggio, quindi il mercato sta chiudendo, sono tutti quanti un po' low, fase low. Però c'è una roba che volevo farvi vedere. Allora, devo dirvi la verità, questa tipologia di video che sto realizzando a me non fa impazzire, perché sono molto quei vlog dove viaggi e fai vedere le cose e basta. Quando personalmente le cose vorrei farle vedere, sì, però allo stesso tempo viverle. Un po' il concetto che ho illustrato in tutti gli altri video. Però mi rendo conto che ogni tanto fare un vlog così può essere interessante. Cosa fondamentale è che se ci avete fatto caso, ok che non c'hanno gli impianti di surgelazione, ma tutto il ghiaccio che poi va messo sul pesce e che in generale viene usato, come viene lavorato? Bene, in questo mercato c'è anche sta roba qui. Ci sono questi bancali di ghiaccio che arrivano. Poi ci sono loro, in particolare questo ragazzo che li piccona, le butta dentro, e questi sono tutti sacchi di ghiaccio. Mi sostituisco a lui, buttiamo il ghiaccio. Come si fa? Okun, gli abbiamo fatto fare la pausa sigaretta.
Ok, adesso so che grazie a me il pesce del mercato non marcirà.